Ciao ragazze, allora, come mi avete richiesto in tante, vi spiego come poter realizzare questo paio di orecchini a forma di rosa che vi avevo mostrato nel video precedente. Sono state realizzate in un modo molto semplice e con pochi passaggi. Vediamo innanzitutto che cosa ci serve. Prima di tutto ci servono un paio di pinzette in questo modo, come vedete. Poi una rosa in questo modo, e questa a dispetto delle altre è un po' più grande, quindi è di 1 cm più grande rispetto alle altre due rose, però va benissimo perché potete tranquillamente scegliere voi le dimensioni che volete. Io vi faccio vedere il procedimento, poi tanto vedete voi come volerle realizzare. Queste si trovano in qualunque tipo di bancarelle che volete, magari che trovate al mercato, e il costo io l'ho pagato, mi sembra, 50 centesimi a sacchetto, e calcolate che ne trovate due così grandi. Se no, per quelle un po' più piccole, quindi vedete la dimensione com'è, più è diversa proprio, e per quelle un po' più piccole ne trovate tipo, mi sembra, 4 insieme, e io le ho trovate così e costavano 1 euro in più perché giustamente vi davano due rose in più per quelle più piccole. Poi ci servono questi tipi di gancetti che devono ovviamente servire per passare al buco dell'orecchio. Io ho optato per la scelta di queste a forma di banana. Avevo già spiegato che mi era stato detto che si chiamavano così perché, come potete vedere, qui sono fine e scendono a gocce e sembra quasi a forma di banana. E se no, ne potete scegliere come volete, tanto ricordatevi che il gusto ovviamente va a ogni tipo di persona, quindi magari a me piace questo, voi decidete quello che volete. Poi ci servono dei passanti che devono andare ovviamente nella pietra. Come saprete, ogni pietra, o se non lo sapete, come vedete, ha un foro di entrata e di uscita. Appunto per questo dobbiamo mettere dei passanti che possano reggere la pietra e tutto il lavoro che andremo a fare. Ci sono di due tipi, questi sono i due tipi che potete trovare, ovvero con la goccia esterna, quindi un altro foro che vi può essere utile per chiudere o per attaccare altre pendenti, pietre, quello che volete, oppure, come vedete, tranquillamente già a bottone, quindi già chiuso. Io utilizzerò questo già chiuso, non quella goccia, perché col fatto che la pietra è già di per sé grande, ma comunque è una rosa, anche se piccola o grande ha già la sua importanza come immagine, utilizzerò questo qui che andrà ad chiudere il foro della pietra e possiamo tranquillamente avere un lavoro preciso e uniforme. Il procedimento del lavoro sarà in questo modo: si prende la pietra, si decidete come lo volete mettere, ovviamente come saprete tutte le rose hanno questa chiusura. Io ovviamente sono andata per la chiusura che si trova in natura della rosa, ovvero che la goccia va in giù e non in su. Quindi per fare questo prendo il foro qui e porto, lago fino a qua. Poi, come mi regolo di conseguenza? Allora, prima di tagliare questo, anzi, quindi togliere questo eccesso di spilla, vado a inserire il gancetto, quindi il forellino, lo vado a inserire sempre assieme alla rosa qua. Poi lo porto fino a qui. Quindi già sappiamo che quando andremo a chiudere il nostro orecchino verrà così. Come ci regoliamo per togliere l'eccesso? Io di solito mi aiuto prendendo la misura con quell'altro tipo di passante di ago, ovvero con quello a goccia. È più che altro una precisione che dovete riuscire a fare ad occhio. Io vi dico che
tranquillamente riesco a farla, se no potete stare a portata di mano con una penna e regolarvi su come farla, però calcolate che dovete contare l'attaccatura del lago che sta sulla rosa e poi lo spazietto in più per fare la goccia. Quindi, preso le misure per fare la chiusura precisa, quindi calcoliamo due spazi. Come vedete, a me mi arriva qui, quasi all'attaccatura dell'unghia, quindi vado a prendere la distanza di qualche millimetro in più, ecco qua. Adesso andiamo a piegare il filo di ferro, quindi in questo modo. Dovete farlo per un po' di volte finché non vi si stacca da solo. In questo modo. Adesso, come vedete, la chiusura verrà laterale, così evitiamo di lo facciamo arrivare proprio dritto dritto. Quindi io inizio prendendo la punta e giro, così cerco di far venire proprio la chiusura precisa. E questo è il lavoro fatto. Eccolo qua. Questo è il nostro orecchino. Come vedete, dovete cercare di chiuderlo proprio qui dentro, se ce la fate, così almeno avete una chiusura giusta. Ovviamente la dimensione sarà diversa, però il risultato, come noterete, è lo stesso. Bene, spero vi sia stato utile questo video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!